Libro di cui ho deciso di parlarvi e di parlarvi in modo magari un po' fazioso, e poi vi spiegherò perché, è questa Edited Collection di Fernández Dols e Russell, che è pubblicata da Oxford University Press nel 2017. Si trovano online molti estratti del libro, se foste curiosi posso casomai poi fornirvi del materiale a riguardo. Perché dico una ricostruzione faziosa? Io in questo libro mi sono già imbattuto perché è uscito più o meno mentre finivo di scrivere la mia tesi di dottorato, che era sulle basi neurali delle emozioni di base. Però chiaramente prima di arrivare all'epoca delle neuroscienze ho dovuto parlare molto anche di quali sono stati i dati facciali delle emozioni di base. E possiamo dire con le parole di Jan Plumper, che è un teorico delle emozioni che ha scritto più bel libro in giro di storia delle emozioni, che le emozioni umane hanno sempre transitato da una parte all'altra del corpo. Prima sta, secondo alcune culture, stanno fuori dagli esseri umani, sono spiriti che gli parlano. Poi nel Novecento, soprattutto sotto l'influsso di Tomskin e Ekman, che adesso vedremo, sono state soprattutto nelle facce. Adesso sono uscite dalle facce per andare più in profondità, si cerca le emozioni soprattutto nel cervello, ma nei prossimi anni c'è da aspettarsi che le emozioni torneranno a essere cercate molto anche sulle facce, non per altro, ma perché secondo me la storia della scienza è dominata anche da condizioni, diciamo, materiali di produzione della conoscenza scientifica, e adesso abbiamo banalmente tutte le tecniche di automatic recognition delle facce di cui parlava Else, su cui un po' torneremo anche oggi, e quindi le facce torneranno un pochino, stanno forse già tornando al centro della scena del dibattito sulle emozioni. Prima di parlare del libro, alcune considerazioni preliminari. Avete già capito forse perché ricostruzione faziosa, perché io ho uno sguardo molto poco da filosofo analitico in realtà sulla scienza, cioè cercherò di fare una storia intellettuale, ma condendola anche di qualche particolare di storia esterna, diciamo, di storia di dinamiche di potere, di alleanze scientifiche, eccetera, insomma, un po' alla Bruno Latour, se volete, e facciamo partire con le animazioni, farò alcune considerazioni preliminari che riguardano. Intanto intanto vi invito a, quando volete, a intervenire interrompendomi, chiedendomi delle cose, perché su certe cose, piuttosto che scaricarvi la carrellata di 16 capitoli che ho letto di sto libro, che sono troppi, è un libro di 550 pagine, di cui ne ho lette circa 300, ma non ho intenzione di presentarvele tutte perché sennò ci spariamo. E poi ho intenzione di porvi delle domande e mi fa piacere se ci interloquiamo anche durante la presentazione, almeno brevemente, per poi riprendere i fili dopo. E io stesso interloquirò con le presentazioni che hanno fatto prima di me, perlomeno le presentazioni di Remo e di Elsa, che ho previsto rapidamente, per dire che sostanzialmente la distinzione che Remo ravvisava in Gurisatti, ma che abbiamo ravvisato un pochino anche in Our Biometric Future, tra tratti fisici e tratti mobili della faccia, sembra pervadere tutta la letteratura. E questo è un libro sui tratti mobili. Mentre la letteratura scientifica sui tratti fisici riguarda la psicologia della percezione sociale, lo studio degli inverted affects e poi, dagli ultimi 20 anni, diciamo, la neuroscienza della percezione sociale, la prosopagnosia, Nancy Kanwisher che scopre la fusiform facial area, la scienza dei tratti mobili della faccia è egemonizzata da almeno 50, forse di più, 60 anni dal dibattito sulle emozioni e sulla teoria delle emozioni di base in particolare. L'unica eccezione che incontreremo in questo libro, quasi l'unica eccezione che si pone in aperta polemica con questo monopolio delle emozioni sulla faccia, è quella di Alan Friedlund, che è l'autore più critico con Ekman. E mi sono dimenticato di dirgli che questo libro si potrebbe chiamare anche Ekman e i suoi nemici, perché è un intervento, un suo capitolo, sono
quasi tutte prospettive critiche o rivoluzionarie o riformiste rispetto al suo programma di lavoro. Constatavo che la differenza tra tratti fisici e tratti mobili permane. Sotto qui ho riecheggiato il lessico che mi sembrava emergere da Remo, ma comunque in tante formulazioni le letterature su come riconosciamo l'identità dei volti e come riconosciamo i movimenti del volto sono paradossalmente molto più distinte di quanto ci si aspetterebbe. E i tratti mobili sono spesso collegati alle emozioni. La voce che protesta di più rispetto al monopolio che hanno le emozioni sul volto mobile è quella di Alan Friedland, anche se qua e là qualche spunto polemico. Ogni tanto qualcuno si ricorda che il volto non è solo il canale per broadcastare le emozioni. Dopodiché, appunto, la domanda di Remo. Confermatemi però stavolta che mi sentite che non c'è davvero un complotto contro Remo ordito dal Sì, ministro. adesso ti Sentiamo. sentiamo. Bene, Sì. grazie mille. Scusate, c'erano due microfoni che io non sto usando, ma il computer seleziona due microfoni. La domanda di Remo è: qual è il rapporto tra semiotica e scienza? E qual è la nostra epistemologia? La faccia, le rappresentazioni della faccia? E qual è, insomma, quali sono i nostri metodi? Ecco, io mi sono, come sapete, proposto di far dialogare la semiotica e in generale le prospettive umanistiche, anche gli sguardi da storica dell'arte che ci mette Silvia, eccetera, con le proposte della scienza. Io non sono positivista, non credo che la scienza dice delle cose e la semiotica prende appunti e sta in un recinto, perché la scienza non ha nessuna certezza, come adesso, su cui adesso voglio insistere e tornare, e specula, va avanti a tentoni, a indovinelli, e questo libro l'ho scelto proprio perché è una testimonianza di ciò. Dicevo che Umberto Eco, che io in realtà ho letto solo tramite la mediazione di uno scritto di Claudio Paolucci, parlava di due. Claudio prende queste due definizioni di semiotica e si schiera con la seconda anziché con la prima. La prima è la semiotica come logica della cultura, la seconda è la semiotica come tutto ciò su cui, la scienza di tutto ciò su cui si può mentire, anzi ingannare. Mi confermate che queste sono bene o male le due definizioni? Io devo correggere questa definizione perché in realtà Umberto Eco non propone una definizione di semiotica come scienza di tutto ciò su cui si può mentire, ma di semiotica come scienza che studia tutto ciò che può essere utilizzato per mentire. Una Ok. definizione che si trova nel trattato del 1975. Quindi, per esempio, non so, tu puoi sicuramente mentire sul codice genetico, ma non puoi mentire con il codice genetico, quindi Ok. Ah, ok, certo. la semiotica, diciamo, non studia il codice genetico perché è qualcosa che non può essere utilizzato per mentire, almeno per adesso, mentre sicuramente le bufale sul codice genetico fanno parte della semiotica perché sono delle menzogne sul codice genetico e non col codice genetico. Scusa, per questa precisazione. Ok, no, non ti preoccupare, grazie della chiarificazione terminologica, mi era abbastanza chiaro, anche se come vedi sono un po' nebuloso nel riportarlo linguisticamente perché sono relativamente verginello di semiotica, mi pare di capire che uno dei, quindi, il conflitto tra natura e cultura sia un po' uno dei motivi che portano Claudio a prediligere la seconda definizione sulla prima per poter tenere dentro anche una cosa più ampia come la zoo, una scienza dai confini più ampi che tenga dentro la zoosemiotica, eccetera. Insomma, io non ho sufficiente familiarità con l'epistemologia della semiotica per capire bene le implicazioni, ma ho intuito forse, e chiedo voi conferma, che capire cosa nella faccia sia naturale e diciamo, sfugga dal controllo volontario, cosa invece sia a libera disposizione di un agente che vuole utilizzare la faccia per significare, sancisca un po' dei confini o perlomeno dei contorni salienti per le discipline semiotiche e cercare di evidenziare quei contorni mi sembra che possa essere una cosa di interesse che si può chiedere alla scienza, anche se lo fa in modo impreciso. È una scommessa che vi convince quella che faccio?
Sì, questo sicuramente è sicuramente una, cioè problematizzare questo discrimine, questa soglia è per noi molto molto interessante e farlo dal tuo punto di vista è per noi utilissimo, quindi ti ringrazio. Bene, perfetto. Vediamo. Ho voluto reclutare qui il ministro Boccia per fare una mezzo sorriso, perché Boccia è passato recentemente al bersaglio di molte polemiche dicendo: gli scienziati ci diano delle certezze riguardo al coronavirus. Ecco, sulle emozioni gli scienziati non ci danno alcuna certezza. Io ho scelto un libro corale che sarà un po' faticoso, mi scuso da esporre, un po' faticoso per voi da recepire, perché non mi piaceva dare una posizione monolitica. Avrei potuto prendere un libro di Ekman e presentarvi quello, ma la verità è che c'è un conflitto, che io vorrei rappresentare questo conflitto, perché così noi anche ci muoviamo in un'arena senza, diciamo, reificare nessuna di queste posizioni. Vediamo allora quali sono queste posizioni, però. Presenterò solo alcuni capitoli, altri avrò l'uccello e al limite ci torniamo. Il primo è abbastanza importante, l'introduzione. Cos'è questo libro? Prima di tutto bisogna sapere che è l'update, la seconda edizione, rivista ampliata, di un libro vecchio che si chiamava Notate the Psychology of Facial Expression. Era un libro molto importante del 97, che ha avuto forse più eco di quanto sta avendo questo. Qui hanno ampliato, per tenere dentro i neuroscienziati e un po' di anatomia, hanno chiamato The Science of Facial Expression, stare più vaghi. Tutto inizia da Darwin. Darwin, nell'espressione delle emozioni nell'uomo e negli animali, è il punto di riferimento, almeno retorico, di molti di questi autori, ma nel XX secolo si configura tutto come una egemonia del Facial Emotion Program, che loro riassumono in 14 punti, dicendo che quasi nessuno li sostiene davvero tutti, a ben vedere neppure lo stesso Ekman, che è il campione indiscusso di questo approccio. Però, bene o male, sono punti che si tirano l'un l'altro e che alla fine quasi tutti ne sostengono la maggior parte, esplicitamente oppure implicitamente, forse senza neanche accorgersi. E un po' come in Star Wars, la narrativa veramente a volte è un po' da saga epica alla Star Wars. C'è l'impero di Ekman e ci sono i ribelli, come appunto Fernandez Dors e Russell sono tra i campioni dei ribelli, tra più agguerriti ribelli. Anche se, va dato loro atto, in questo libro ospitano una pluralità di voci. Cioè, gli aderenti alla cosa chiedono a Ekman di dare un contributo, che dopo vedremo rapidamente. Ma anche i riformisti, quelli che riconoscono i problemi del facial program, come loro lo chiamano, e cercano di mettere delle pezze qua e là. Dicono: vabbè, l'impero, si può convivere con l'impero, si possono fare dei patti, si può fare la riforma. Contro questo impero, Fernandez, Dors e Russell dicono: noi nel 97 avevamo proposto una tesi minimalista, la minimal universality, che riconosce alcuni punti minimi dei dati forti prodotti da Ekman e Izzard, ma che, come dire, si assesta su una valutazione più prudente di quanto non facevano loro. Vediamoli un attimo questi 14 punti, almeno alcuni, perché sono i più importanti su cui poi si costruisce tutta la dialettica del libro e tutta la dialettica su cosa fanno le facce per le emozioni nel Novecento e ancora oggi. Primo, ci sono un piccolo numero di emozioni di base, ognuna, due, è determinata geneticamente, innata, è un pacchetto regalo che ti prendi quando nasci, che ti è dato dall'evoluzione. Tre, la produzione, encoding, riconoscimento, decoding di espressioni facciali diverse è una evoluzione, un adattamento evolutivo di un sistema di segnalazione, cioè una sorta di codice predeterminato, ok? C'è un'idea fortemente innatista nella psicologia da cui attinge Ekman e il suo maestro Tomkins. Addirittura si considera il litmus test, la prova del 9 dell'esistenza di emozione, si considera l'esistenza 4 di una faccia dedicata, cioè un'emozione, se non è espressa sulla faccia, non è davvero un'emozione, è qualcos'altro. Per esempio, 5 sono sottocategorie di un'emozione più importante,
oppure mix, cocktail di altre emozioni. Ora, in realtà, sul punto 4, lo stesso Ekman, se uno volesse fare l'esegeta Pignolo, non si è proprio impegnato a fondo. È un punto che lui dice: sì, potrebbero anche esserci delle facce, delle emozioni che non hanno una faccia dedicata, però io non le ho mai trovate. Quindi Ekman è ambiguo e tutti i 14 punti sono, non sono distillati meramente da quello che uno dichiara, ma da sono più un riflesso di come la ricerca si imposta che di come la ricerca dice di impostarsi, ok? Se quanto questo sarà chiaro. 6. Le espressioni facciali volontarie possono simulare quelle spontanee. Su questo ci sono molte contraddizioni in Ekman, come vedremo. Le espressioni volontarie possono essere usate per ingannare, sono deceptive e condizionate culturalmente, quindi subiscono l'influsso culturale. Il Facial Emotion Program è biologista, ma comunque ammette gli interventi della cultura. Diciamo che gli crea delle riserve indiane, dove dice: tu, cultura, qui puoi operare. Qui no, qui è il regno della biologia, state buone. 7, vabbè, insomma, gli altri punti sono meno centrali, quindi possiamo anche sorvolarli. Per non andare troppo lunghi, solo un reminder: le 6 facce emotive, come vedete, come ricollegherete alla prima occasione di scienza della faccia, sono tutte posate e sono paura, rabbia, tristezza, felicità, disgusto e sorpresa. E quello a sinistra è lo stesso Paul Ekman da giovane. Oltre a queste 6 emozioni, non ne esistono, anche se negli ultimi anni Ekman rivede un po' alcune categorie, ma parliamo del fine degli anni 90, anni 2000, dove sostanzialmente stava facendo un altro mestiere, come vi spiegherò. A questo set di proposizioni che sostanzialmente descrivono abbastanza bene questo programma di ricerca come un programma che ci vede come dei robot, codice a cui difficilmente si riesce a sfuggire. Si contrappone il loro programma minimalista, che riconosce che c'è una certa universalità nelle espressioni facciali, ma senza, come dire, vincolarla in proposizioni così soffocanti. Quindi, primo, riconosciamo che certi movimenti muscolari, pattern, come certe configurazioni complessive di movimenti muscolari, si verifica in tutti gli esseri umani. Riconosciamo che questi movimenti facciali sono correlati. In qualche modo hanno una relazione causale di qualche tipo con qualche stato psicologico. E diciamo che la maggior parte delle persone ovunque possano capire qualcosa di uno stato psicologico di qualcuno sulla base dei suoi movimenti facciali, ok? Però non solo sui movimenti facciali. E infine riconosciamo che la gente nelle culture occidentali abbia questa idea, questa fissa che la gente fa delle facce predefinite, come appunto nella figura che abbiamo mostrato, ma questo è un problema degli occidentali, sembrano quasi dire. Quindi relativizzano molto di più questi pattern, soprattutto di espressioni posate. Il libro è un libro sostanzialmente su questa dialettica. Come vi dicevo, gli autori che hanno fatto l'introduzione sono dei grandi supporter della Minimal Universality, ma ospitano anche le voci più conservatrici. La prima voce che ospitano non è una voce conservatrice, è una voce di Maria Gendron e Lisa Feldman Barrett. Feldman Barrett, insieme a Russell, è sicuramente la più acuta critica di Ekman, la più famosa, la più pesante, e quando dico pesante intendo sia teoricamente in questo caso, ma soprattutto mi riferisco alla capacità di mobilitare consenso scientifico e anche di mobilitare grossi finanziamenti del Dipartimento di Difesa americano. Se volete poi vedremo perché, ma la presentazione del libro di Elsa ci ha dato già degli elementi per inferirlo. E loro ricostruiscono una narrativa dove davvero, senza neanche più di tanto contemplare le posizioni dei riformisti, che loro appiattiscono sulle posizioni dei conservatori, loro raccontano la storia del ruolo delle facce nella ricerca psicologica come una storia di
impero contro ribelli, di due paradigmi che cozzano, quello classico, alla Ekman, biologista, siamo tutti blocchi di emozioni che al dato input esce un dato output che è una certa faccia, e quello costruzionista che invece prevede una caleidoscopica possibilità combinatoriale di elementi che si traducono in varie emozioni sul volto, eccetera, eccetera. E che enfatizza il contesto. In un certo senso mi piace caratterizzare questi due paradigmi che sotto vari nomi si ripresentano in vari modi e tuttora si stanno scontrando, come per il paradigma classico di Ekman, la regolarità è la regola e l'eccezione, quindi ciò che devia dai pattern che ci si aspetta di questa cosa qui, è una cosa che va spiegata. Quindi il debito esplicativo, le condizioni scomode da accomodare per rendere coerenti le teorie sono le facce devianti. Il costruzionismo invece parte dalle facce devianti, dice queste facce anomale sono la norma e quindi ribalta totalmente le cose esplicative. Dice, la cosa strana e sospetta su cui vale la pena invece capire, stupirci e porre spiegazioni è come mai certe facce siano davvero così regolari. Quella non è la cosa da dare per scontata, quella è la vera domanda. Okay? Scusate un po' l'enfasi, ma mi piace dare questo take home message. E dunque, il contesto conta molto di più della faccia. Facciamo una carrellata senza entrare a indugiare nella loro ricostruzione, che è anche più faziosa della mia, se volete. Loro partono da Cicerone, faccia specchio dell'anima, situano Darwin, dicono Darwin, sì, Darwin ha scritto questo libro, ma non pensiamo che lo scopo di Darwin fosse ispirare la ricerca sulle facce. Il libro era strumentale, attingeva moltissimo intanto ai suoi contemporanei, da Bell, da Duchenne, li abbiamo già incontrati, ma era strumentale a fare una polemica contro i creazionisti. E forzava alcune tesi darwiniane pur di fare questa polemica. Ci torneremo magari dopo. Poi da Darwin l'idea che le facce associate alle emozioni abbiano una certa funzione viene ripresa da Alport, che è un importante psicologo sociale di inizio Novecento, che diceva le emozioni di per sé, se noi non avessimo volto, sarebbero un unico stato di bollore indistinto. Okay? Sarebbero attivazione fisiologica. E poi la configurazione facciale che assegna, come dire, indirizza questo arousal in una categoria emotiva, che era una teoria già di Duchenne che Duchenne rifiutava, ma che invece da Alport verrà ripresa da Tompkins, che è il maestro ed è il vero ispiratore di Paul Ekman. Ovviamente c'è molta critica rispetto alla nascita di questo paradigma, e loro dicono che nel frattempo c'erano degli studi più interessanti nel campo costruzionista, per esempio Landis, certo, era un po' deprecabile che decapitasse dei ratti improvvisamente in laboratorio, oggi abbiamo le polemiche sui macachi di Marco Tamietto, ma questo a inizio, a fine 800, inizio 900, prendeva dei ratti davanti a voi come se io stessi parlando, a proposito, per studiare le reazioni emotive in un contesto naturale, efficace sicuramente, però almeno c'era un tentativo di non semplificare tutto, tutti i cosi, ma di andare a studiare le facce in contesto naturale, con il rischio poi di vedersi dissiparsi dei dati e fare una scienza più faticosa. Il momento chiave poi nel periodo successivo è negli anni 60, Tompkins, che è il maestro di Ekman, fa riprendere le tesi di Alport e le rende sistematiche, crea degli scritti che hanno avuto un certo successo, ma di per sé Tompkins non diventa mai famoso. L'eredità teorica di Tompkins, che è quello che davvero si inventa, quest'idea per cui le emozioni non solo si manifestano nelle facce, ma anzi dipendono dalle facce, cioè la direzione, se per William James era ho un mal di pancia e quindi ho paura, al ribaltamento del classico ho paura e dunque mal di pancia, James lo ribalta pancia mente e Tompkins sposta in su. Faccio una faccia spaventata, quindi mi viene paura. Ok? Con mille varianti, mille postille da fare. In ogni caso, questa è l'idea che verrà ripresa da Ekman,
che Ekman testerà, che porterà a Ekman la fama e i soldi che si è fatto e che giustifica alcune sue scelte per certi versi altrimenti incomprensibili, come quella di dire: bene, studiamo le emozioni di paura. Adesso tu metti una faccia così. Chi si ricorda il webinar di Scienza della Faccia si ricordava che molti attori veniva chiesto di posare per fare una certa espressione emotiva. Bene, si diceva: alza gli angoli della bocca, adesso increspa un po' le cose, fa zampa di gallina. Ok, adesso hai la faccia felice, quindi sei felice. Questa inferenza era perfettamente legittima e domina ancora a tratti la ricerca sulle emozioni posate. È molto dubbia, secondo me, secondo molti, e infatti oggi è sotto fatto attacco. Ma andiamo oltre. Ekman, accusato di paradigmi molto rigidi, non ci dilunghiamo. In quegli anni hanno poco fortuna, ma cominciano a ribollire alcune ipotesi costruzioniste. Psicologi come Brunner dicono che le azioni facciali non offrono informazioni efficaci e accurate sulle emozioni, e che ci dobbiamo cercare sostanzialmente la spiegazione dei movimenti facciali di più nella cultura che in qualche retaggio biologico. Dopodiché è molto difficile per i costruzionisti sfidare il paradigma delle facce che le autrici di questo capitolo storico faranno notare: la maggior parte delle volte si basa su tre studi che si sono svolti da Ekman e Friesen tra gli anni 60 e gli anni 70, quindi, e che però hanno avuto una sorta di inerzia, hanno acquisito un momentum tale da essere diventati quasi incontrastati, anche se piano piano gli elementi di evidenza contraria si accumulano e a un certo punto, diciamo sul finire degli anni 90, il paradigma costruzionista comincia a guadagnare un po' di terreno, viene preso sul serio, soprattutto perché Russell crea degli attacchi molto efficaci, Thelma Barrett poco dopo anche lei, e si spezza questa egemonia totale. I ribelli cominciano a potersela giocare con l'impero, lo fanno anche attraverso i dati di neuroscienza, di cui mi sono occupato nella tesi di dottorato, e che non parlano in modo così chiaro per una o l'altra fazione, ma dire, possono essere usati da entrambi come strumenti retorici, e oggi lo farà sulla base della tecnologia. Ora, una cosa interessante è che a partire dal 2001 Ekman, che si era già, come dire, aveva già un po' abbandonato i panni dello scienziato classico per vestire quelli dell'intellettuale imprenditore di riferimento dei potenti, questa è la ricostruzione che ne fa Ian Plumper, storico delle emozioni, dice: caro governo americano, voi avete dei problemi con i terroristi. Bene, io mi intendo di facce. Insegniamo alle telecamere a riconoscere le facce del terrore, come ci diceva Elsa. Thelma Barrett, che è una delle autrici di questo articolo e che insieme a Russell è una delle più grandi ribelli in questa storia, intrattiene questi rapporti con il Dipartimento di Difesa americano e proprio negli ultimi anni si sta impegnando anche sul campo delle applicazioni in riconoscimento automatico delle emozioni facciali per dire: quelle assunzioni su cui abbiamo speso un sacco di milioni e prodotto un sacco di letteratura e studi, eccetera, sono come minimo sono infondate. Lei ci va giù duro anche di più di Russell. Dovremmo rifare una scienza del riconoscimento facciale basata sui dati e non su delle categorie che si è inventato Tompkins e che poi Ekman ha più o meno arrangiato così. Qui scuserete, ho mischiato un po' di narrativa personale, di conoscenza del contesto a queste cose. È interessante vedere le risposte di Paul Ekman. Ora, io non so esattamente perché, ma questo articolo di Paul Ekman immagino che sia riciclato da qualcosa di vecchio, solo che non è dichiarato, e mi viene il dubbio che gli abbia davvero preso lui, sia stato davvero contattato per fare un po' di difendere la sua prospettiva, e lui davvero abbia mandato un articolo che, ve lo giuro, non fa riferimenti che siano più aggiornati del 97. Cioè, a un certo punto Ekman era, adesso Ekman ha 85 anni, quindi, come dire, lui nel 2005
ritirava dalla vita scientifica, forse anche prima, anche per l'età di pensionamento, però non si è davvero mai preoccupato di affrontare gli ultimi 20 anni di critiche. Questo rende molto debole la sua difesa. Osserviamolo alcuni tratti, comunque, perché è interessante dare parola anche, diciamo, all'accusato. Siamo civili, quindi chiediamo anche a Palpatine in questa storia di spiegare le sue ragioni. La prima, lui dice: quelli seguaci di un culturalismo marcato di quanto io sia disposto ad ammettere, mi hanno lanciato 8 sfide, io ho risposto a tutte e 8 le sfide in maniera schiacciante, non vedo che dibattito sia da fare, lui è abbastanza sicuro di sé. Primo, ci sono degli esempi di differenze culturali, qui si riferisce più agli autori del passato, di inizio Novecento, che ai suoi contemporanei. Dice Klingberg e altri antropologi o psicologi di estrazione antropologica, un'altra con cui polemizzava spesso era Mead, dicono che le espressioni facciali sono un codice che le mogli dei samurai giapponesi non piangono quando il marito muore in battaglia, ma ci sono due problemi, stanno confondendo due sensi di sorriso e non stanno usando dei metodi rigorosi per il sorriso. Infatti uno dei più grandi contributi di Ekman, questo va detto, è di codificare nel Facial Action Coding System tutti i movimenti muscolari e non parlare semplicemente di sorriso con questa vaghezza dei termini gergali, ma di definirlo in termini di action unit 6 più 12, cioè distinguendo tra sorrisi autentici e sorrisi, scusate, tra sorrisi inautentici, che sono solo faccia boccali, inautentici, dove c'è anche la cosa. Poi Ekman dirà, voi mi accusate che non tutte le culture vengono studiate, ma questo non è mai possibile farlo, posso darvene solo una parte, mi accusate. Ecco, una cosa importante è che nei suoi studi lui non diceva, quando ha fatto molti studi su culture indigene, non gli diceva dimmi cosa vedi in questa faccia, ma gli diceva dimmi quale di queste emozioni vedi in questa faccia. E in realtà, quando le culture indigene erano più sofisticate, erano più distanti linguisticamente, faceva la cosa inversa, cioè gli diceva: adesso ti racconto una storia, cioè una storia di paura, storia di disgusto, eccetera, e tu mi dici qual è la faccia tra queste, mostrava delle foto, che ti sembra più simile a questa storia. La critica metodologica di molti, Russell in prima linea, è: questi sono studi dove tu obblighi le persone a dire le emozioni che vuoi. E lui gli risponderà: ma ragazzi, va bene, ma loro avevano comunque 4 opzioni, 5 opzioni, e hanno scelto, nella maggior parte dei casi, in quantità probabilisticamente alta di casi, sempre la stessa faccia. Vorrà ben dire qualcosa, no? E comunque ci sono anche alcune piccole evidenze da studi label free. Altra sfida. Sì, ma comunque nei primi studi che hai fatto sei andato da popolazioni, che è vero che sei andato in Papua Nuova Guinea, ma hai parlato con quelli occidentalizzati che vedevano i film di Hollywood e se l'hanno appresi, e allora lui per quello è andato anche da popolazioni nella giungla, cioè ha fatto dei studi antropologici in senso proprio, e quelli sono stati un po' la sua fortuna. Ma gli studi hanno dei bias, ma le espressioni posate sono universali, gli altri no. E lui dirà: sì, ma c'è uno studio che però non è pubblicato, che io riporto in una conferenza del 72, la tesi di dottorato di Friesen, dove si vede che i giapponesi fanno, insomma, c'è una dialettica, c'è una dialettica a cui Ekman risponde con dei metodi che sembrano veramente da scienziato dell'altro secolo, se non dell'Ottocento. Lui è molto poco formale nelle sue pubblicazioni. Trovate molte cose si fondano su questo articolo del 72, che in realtà era un suo intervento a una conferenza dove lui riporta degli studi non soggetti a peer review, e questo lo pone in una luce dubbia. Adesso non vedo che sono andato lungo come immaginavo e salto alla conclusione. Lui ammette, ma rivendica anche, ho sempre ammesso, che le evidenze di cui disponiamo ci dicono c'è una parte fortemente universale, questa universalità sarà biologica, perché
perché assomigliamo anche ai primati, del rapporto tra facce e emozioni. E poi, lo concedo, ci sono delle differenze culturali su degli aspetti periferici. E la mia sicurezza su questa parte universale è suffragata, per esempio, dalla continuità con i primati, dalla report di esperienze soggettive, e da studi di altri scienziati. Quello che può essere diverso, può essere permeabile a variazioni, perturbazioni culturali, sono, diciamo, non questo link forte tra una volta attivata l'emozione si attiva una certa faccia, ma a monte le condizioni di attivazione e a valle il modo mio di mascherare queste emozioni. Le condizioni di attivazione dipendono dalla cultura. Prima ho parlato della moglie del samurai. La moglie del samurai non è triste se lui muore in battaglia. La moglie del samurai è orgogliosa perché la sua cultura le dà delle regole di interpretazione delle situazioni che possono portare una situazione che una donna cattolica potrebbe aver fatto piangere a lei, moglie di samurai, segue il Bushido, eccetera, la trova una cosa onorevole. Queste sono le sue ricostruzioni, non so quanto storicamente attendibili. E poi può esserci un problema a valle. Può essere che una magari sia disgustata da questa storia di Ekman e voglia fare una faccia così di disgusto, ma si contenga perché le sociali gli impongono di trattenere le emozioni. E quindi lui maschera, deve usare esercitare il suo controllo volontario per inibire quello che spontaneamente irromperebbe fuori. Però lui dice: non sto dicendo, non sto invocando un epiciclo, una roba che non è testabile. Questa assunzione delle display rules, cioè di come le regole di esibizione delle emozioni possono confondere le acque, si può testare scientificamente se guardiamo le microespressioni, cioè se qualcuno fa una barzelletta molto brutta e tremenda sui filosofi analitici, e io sono nel convegno di filosofia analitica e mi viene da ridere, ma non voglio farlo, voglio che pensino ancora. Che anche se lavoro con i semiotici, sono un rispettabile membro della comunità, e Wittgenstein, posso inclinare gli angoli della bocca, ma subito io li ricaccio. Però se tu prendi il filmato, dice Ekman, e dice anche Tim Roth, Philip Roth in Lie to Me, che è basato su Ekman, beh, se noi prendiamo i filmati a rallenti, vediamo un impercettibile accenno di movimento della gioia soppressa. Queste sono le presentazioni dei due campi di studi di battaglia più importanti che ci sono. Passerei molto più rapidamente sul resto, chiedendovi un check se fin qui è tutto chiaro, c'è cioè una cosa problematica, perché questa parte su cui si costruisce il resto della dialettica del libro, da cui vorrei solo prendere spizzichi e bocconi. È chiaro? Ci sono dubbi Tutto su chiaro, questo? sì, chiarissimo. Allora, vi avevo presentato con un po' di dettagli tra l'aneddotico e lo scientifico, ma credo che quegli aneddotici siano parte, debbano essere inclusi in una storia della scienza completa, un po' le posizioni, diciamo, dell'impero e dei ribelli. Vediamo un attimo una posizione dei riformisti. Vi dicevo che Keltner è uno psicologo che ha una ventina d'anni, meno di Ekman, ed è stato insieme a Ekman il consulente per il film Inside Out. Lui voleva già in Inside Out portare 26 personaggi, diceva, ma le emozioni non sono solo 6, figuriamoci 5, sono 26, c'è anche lo stupore, pensate che bello. E lì Ekman gli ha detto, ma no, sono solo 6, non abbiamo faccia di altre emozioni. Invece il produttore di Inside Out gli ha detto, beh, non abbiamo spazio per 26 emozioni sullo schermo. Cito questo esempio aneddotico anche per dire che probabilmente non solo gli schermi della Disney, ma anche gli scienziati hanno dato poco retta a Kellner. Lui non è uno psicologo che ha nemmeno un decimo del successo di Ekman, e lo possiamo pesare con termini anche di citazione, se volete, perché forse perché troppe emozioni sono più difficili da operazionalizzare. Da un certo punto di vista, il successo di Ekman può derivare dall'estrema semplicità propone, e non sto dando un giudizio valutativo negativo, sto proponendo qui un'ipotesi su cui voglio ragionare con voi.
Sia come sia, Ekman, scusatemi, Keltner insieme a Cordaro, che invece è un allievo di Ekman, che poi si mette a lavorare con Keltner, da un'altra parte Fridlund, che sarà il prossimo che vedremo, e Russell vengono intervistati nel 2015 dal filosofo delle emozioni Andrea Scarantino, che forse è oggi il filosofo delle emozioni più in voga, più importante che abbiamo al mondo, e questi gli chiede, ma dopo tutti questi anni, qual è la vostra posizione sul riconoscimento facciale ora che sembra che la teoria di Ekman non si possa più tenere? Keltner e Cordaro sono tra i pochi, in realtà, riformisti, cioè dicono: riconosciamo che la Basic Emotion Theory, quella che corrisponde in grossa parte al Facial Emotion Program che ci hanno presentato in apertura, Russell e Fernández Dols, era un po' troppo rigida. Proponiamo invece una. Noi però vi suggeriamo che se smettiamo di guardare le emozioni solo nella faccia, ma cerchiamo anche delle tracce delle emozioni in altri segnali, troveremo anche altre emozioni. E questa insistenza ossessiva sulla faccia ci ha impedito di vedere le altre 20 o quante saranno emozioni, ci ha convinto che le emozioni fossero solo queste, ma è stata solo la nostra cecità, la nostra fissazione di essere unimodali. Proprio perché loro si mettono a raccontare di tutti gli altri canali, non voglio essere, voglio insistere su di loro. Magari a Gabriele interesserà valorizzare i loro studi sulla musica, sulla voce, che sono canali di emozioni che talvolta non vengono veicolate dalla faccia, però a noi qui interessa solo sapere che loro spostano il focus troppo costrittivo dalla sola faccia ad altri canali e nel farlo trovano altre emozioni. Riconoscono che le correlazioni uno a uno non sono possibili, ma in realtà lo riconosceva lo stesso Ekman quando lo si accusava di prevedere correlazioni uno a uno, si stava un po' costruendo un uomo di paglia, come si fa sempre tra scienziati. E però loro dicevano: ammettiamo che c'è più variabilità, che la variabilità è interessante e va presa più sul serio di quanto faccia Ekman, ma non vogliamo buttare tutto il bambino insieme ai panni sporchi, quindi adottiamo una posizione riformista. E cosa importante, ammettono che spezzano il monopolio delle emozioni sulla faccia, cioè dicono: la faccia, sì, sì. Si muove per esprimere emozioni, ma ammettiamo che possano fare anche altro. Di questo altro si fa un paladino cavaliere Alan Friedland. Alan Friedland è lo psicologo più, vedo un commento di Gabriele per iscritto. Ok, poi parliamone perché mi interessa. Alan Friedland dice sostanzialmente: io ho iniziato con la Beth, ho iniziato a studiare con Tompkins e con Ekman e con Izard, che è l'altro, diciamo, il fratello minore di Ekman, entrambi eretti del teorico Tompkins, Izard è stato considerato di meno. Ma verso gli anni 90 ho capito che sta roba non funziona. Non funziona perché intanto la dicotomia biologia contro cultura da cui si ispira Ekman è un vestigio di un modo di ragionare sbagliato, perché la cultura può produrre uniformità e la biologia può produrre diversità. Il suo esempio preferito è il gruppo sanguigno delle persone, è assolutamente biologico, non c'è nulla di culturale nel gruppo sanguigno. Tuttavia è diverso da individuo a individuo, mentre la cultura può portare, come dire, possono nascere culture simili in posti molto diversi. La gente danza. Okay. Verosimilmente diverse tribù di primati hanno iniziato a qualcosa di simile alla danza anche se erano distanti, quindi se non c'è una radice storica comune. Okay? Quindi tutta questa dicotomia cultura dunque variabile, biologico quindi universale su cui si regge la retorica di Ekman è da buttare. Poi invocare l'uniformità tra varie culture di certe espressioni facciali è spesso tautologico, cioè Ekman decideva che una certa espressione era l'espressione di paura, faceva mettere le persone in posa in quel modo e poi chiedeva ad altri di
giudicare con l'espressione. C'è una certa circolarità, cioè manca un dato di quelli puliti come quelli che forniranno, quelli che vanno a studiare la paura in contesti naturali, diciamo, la paura spontanea, genuina. E poi, vabbè, insomma, poi fa delle varie critiche meno importanti. Insomma, la 4 mi interessa, la faccio come un readout, cioè come una cartina tornasole, che mostra automaticamente uno stato interno autentico. Sembra un andare a cozzare contro quella stessa etologia a cui Ekman diceva di ispirarsi. Cioè, che vantaggio avrebbero gli animali, dice Fridlund, sulla scorta degli etologi a cui si rifà, che sono in polemica con gli etologi classici tipo Conrad Lorenz, che vantaggio avrebbero gli animali a mostrare quello che vogliono sulla faccia? Che vantaggio ha la preda a fare una faccia che il predatore può imparare a interpretare per regolare il suo corso d'azione e viceversa? No, forse gli animali. L'etologia moderna ci insegna che invece i segnali che lanciano gli animali sono già parte di una serie di comportamenti strategici. Fridlund, da questo punto di vista, è molto forte. Addirittura vuole estirpare la radice che Ekman rivendica in Darwin. Ekman ha fatto un'operazione di marketing squisita, curando dopo Margaret Mead, è stato lui a curare la successiva edizione di L'espressione del volto e degli altri animali, la terza edizione. Ci sono parecchie incursioni di note a piedi pagina molto invasive per dire sostanzialmente: guardate, io sono l'erede di Darwin, io sono già visto lui e io vi riporto le cose che sviluppo il programma di Darwin. Per Fridlund questo è sbagliato, perché Darwin aveva come bersaglio polemica il creazionismo. E il creazionismo diceva che i muscoli facciali sono fatti apposta per esprimere le emozioni, ce li ha dati Dio per darci una grammatica, così come ci ha dato il linguaggio. Darwin invece ha ricorretto il tiro dicendo: ma no, i muscoli facciali sono i movimenti facciali sono l'eredità di una vecchia funzione che adesso non serve più perché non siamo più cacciatori-raccoglitori. Probabilmente in realtà raccoglitori più che cacciatori, non facciamo più quelle facce lì per gli scopi vecchi, ma ce le teniamo perché sono così. Abbiamo preso ereditato biologicamente quelle tendenze a fare quelle azioni facciali e le abbiamo un attimino ricablate. Questo era Darwin. Come noterete, già così si nota un cozzare tra quello che diceva e voleva Darwin, cioè dimostrare la non congruenza tra le facce e la comunicazione delle emozioni, e quello che Ekman invece sostiene. Ok? Quindi già questo pone un po' di dubbi sul richiamarsi a Darwin da parte di Ekman. Invece, beh, che la polemica tra una scuola etologica e l'altra, l'abbiamo vista. La proposta di Fridlund è quella che si chiama Behavioral Ecological View. I facial displays servono per le interazioni sociali, non necessariamente coscienti, a volte sono interazioni strategiche e istintive, non deliberate, del mittente. E lui mostra come molte delle espressioni che la Basic Emotion Theory chiama in un modo, attribuendo uno stato mentale. Lui su questo è agnostico, dice un po' che noi non possiamo mai vedere gli stati mentali, è un po' un comportamentista, se avete presente, cioè dice: ma noi gli stati mentali, ma chi li sa, li ha visti quali? Quando io vedo una faccia arrabbiata, io quello che vedo è la prontezza ad attaccare e a dominare, in realtà. E in maniera abbastanza elegante propone una serie di interpretazioni che Ekman dava a certe facce e le risussume sotto la sua teoria. Questa è una mossa molto elegante dal punto di vista scientifico, perché quando tu vuoi proporre un'altra teoria, quasi sempre insegna con due paradigmi in contrasto, non riesci mai a metabolizzare tutte le cose che spiega il vecchio paradigma. Invece, Fridlund si propone aggressivamente di ritradurre, rimasticare, rimetabolizzare il paradigma ekmaniano e le cose che spiega nei suoi termini. È molto frustrato
il secondo punto, che la Basic Emotion Theory di Ekman, insomma, l'impero non se l'è nemmeno tanto filato questo ribelle, no? Quasi non gli ha risposto, non ha mandato gli Stormtrooper per sparargli. L'unica cosa che ha controbiettato Ekman è: ma noi non facciamo delle facce quando siamo soli. E qui la Behavioral Ecology View tira fuori, diciamo, una risposta sofisticata, ma sofisticata, ma problematica, controversa. Dice, no, scusatemi, Ekman diceva: noi facciamo delle facce anche quando siamo soli. La Behavioral Ecology View, per cui le facce sono strumenti per una comunicazione strategica sociale, dice: sì, magari noi siamo fisicamente soli, ma psicologicamente non lo siamo. Cioè, c'è una audience mentale, una sorta di superio con cui noi dialoghiamo, oppure una proiezione di un'audience possibile, e stiamo dialogando con quella audience. Cioè, se io leggo un testo complesso, se adesso vedo i miei appunti e dico: ma qui come ho scritto male, guardo così, anche se sono da solo, se fingessi di non avere tutti voi in linea, potrei fare una cosa come per dialogare con me stesso. Chiaramente questo è uno dei punti attaccabili della Behavioral Ecology View. Questo un po', insomma, a questo si assomma l'agnosticismo che vi anticipavo, contro i quali, contro gli stati mentali, diciamo, non possiamo sostituire un certo cioè non possiamo appellarci a entità invisibili. È una cosa che dicevano gli psicologi a metà Novecento, è molto strano che lo dica lui adesso, però lui come dire, si fa portavoce di questa posizione molto forte. Non andrei oltre più di tanto per andare a esaminare i singoli punti, ma lui, secondo me, è uno degli autori più interessanti, è un autore di cui sentiremo magari parlare nel prossimo episodio di Scienza della Faccia, dove appunto Filippo Domaneschi parlerà del ruolo della faccia per fare atti ostiniani, perché Friedlund è un po' quello che più di ogni altro dice: la faccia non serve solo alle emozioni. Anzi, lui è il più estremo di tutti, perché dice: la faccia non serve proprio alle emozioni. Io non lo so, rimango agnostico sulle emozioni. Chi le ha viste, chissà cosa sono, tutti litigano. Faccia è uno strumento di comunicazione sociale, studiamola in quanto tale. E solo recentemente, dopo anni che nessuno se lo filava, comincia a essere preso sul serio da alcuni etologi. Poi, vabbè, Russell stesso, abbiamo un po' visto quali sono le sue punti di vista, non sto a ripeterli. Lui dirà che la Basic Emotion Theory è una teoria folk, l'accuserà di non fare della scienza abbastanza raffinata, ma di prendere dei concetti di senso comune e buttarli lì in un paper scientifico. Farà varie accuse specifiche, dirà che è più prudente parlare di interpretazione piuttosto che di riconoscimento, dirà che il contesto conta di più dell'emozione discreta, e che non entro adesso così tanto, a meno che non vi interessi nella discussione, in alcune critiche che fa Ekman, ma il suo articolo del 94, dove Ekman risponde, l'editore del giornale del Fai la Pacere, è forse il colpo più forte all'egemonia dell'impero ekmaniano. Anche questo articolo, questo capitolo lo vediamo a volo d'uccello. Questi sono dei ricercatori che in maniera più sistematica prendono tutti gli studi pubblicati sull'espressione facciale e dicono come si valutano che prove abbiamo della coerenza dell'associazione uno a uno tra una certa emozione e una certa faccia che ci dice Ekman, e sono molto rigorosi e dicono: beh, in sostanza, se misuriamo sia la produzione che il riconoscimento, abbiamo delle correlazioni piuttosto basse. Sono un po' più del caso, ma ci sono alcune emozioni che sono riconosciute con molto e prodotte con molta più fedeltà di altre, e alcune categorie che sono molto eterogenee. Addirittura, lui dirà, una cosa importante che spiana la strada, quelli come Keltner, eccetera, i riformisti: se proprio vogliamo usare l'associazione tra un volto e un'emozione come criterio per dire quella è un'emozione di base, allora sappiate che rispetto a molte emozioni di base, come la sorpresa e la paura, che fanno fatica a distinguersi, che sono spesso confuse,
è più di base una seconda variante della gioia. Cioè lui dice, se proviamo a distinguere tra gioia, cioè felicità, e amusement, cioè divertimento, il divertimento, come distinto dalla gioia, ha più separazione con le altre categorie. Scusate se vado veloce, e qui diranno anche i sostenitori della BET, dicono, ma in quegli studi lì che dite voi, dove non c'è una chiara correlazione perché non ci sono emozioni sufficientemente intense, come vedete la scienza è sempre una schermaglia dove quando qualcuno ti lancia un dato, i dati lungi dall'essere interpretabili una volta per tutte si possono prendere e ridiscutere, si ridiscutono i processi e da lì poi possono nascere nuovi esperimenti che cercano di sostenere l'accusa. La loro risposta qui è: beh, gli studi su tristezza e sorpresa che abbiamo fatto nei nostri laboratori ci insegnano che non è vero che più sei triste, più fai la faccia triste finché poi non ti spacchi i muscoli. Cioè, quando sei triste tendi a fare certe facce, ma non c'è una proporzione lineare. Poi si dirà: ma non avete controllato per le display rules, non avete controllato eventuali confound di mascheramento. Attenzione, però negli studi in cui i partecipanti erano lasciati da soli senza sperimentatore non si manifestano queste display rules e poi altri problemi metodologici, differenze individuali, cose meno interessanti qui per noi. Ho deciso di saltare, segnando qui in rosso, questo capitolo, anche se di per sé interessante, sull'evoluzione della muscolatura facciale, che sostanzialmente di cui mi piaceva però solo il take home message, i due take home message. La prima è quelle che sembrano a volte omologie non lo sono, cioè il fatto che le scimmie facciano certe espressioni che ci ricordano delle espressioni umane di paura, spesso è stato interpretato soprattutto da Ekman e dei suoi alleati come segnale che le scimmie provano paura. Tuttavia, in certi casi, le scimmie fanno una faccia che noi scambieremo per faccia di paura, ma poi hanno un costo di azione diverso. Quindi bisogna stare molto attenti, soprattutto nei confronti tra umani e esseri umani e altre specie, a non fare questo ricalco. E poi un altro bel take home message di questo capitolo era: non sono, la complessità non è solo propriamente umana, la complessità di misurata in numero di muscoli diversi che si possono muovere indipendentemente è una caratteristica anche di altre specie di primati, e quindi questo primato dell'uomo come capolavoro evolutivo, come volevano un po' i creazionisti contro cui polemizzava Darwin, è un po' un peccato di antropocentrismo. E un'altra cosa interessante, vabbè, insomma, è che la simmetria è che sono tre gruppi muscolari diversi, uno oculare. Gli altri sono destro e sinistro oroboccale, e che c'è una simmetria tra i muscoli della parte sinistra e della parte destra del volto. Quelli della parte destra, se adesso non faccio confusione, sono quelli che sono più spontanei, mentre la parte sinistra è più soggetta al controllo volontario, lo vedremo tra poco. E questo può essere, come dire, qu questa differenza è tale che la loro prossimità embriogenetica, questo mi aveva colpito molto, sono diverse, cioè i muscoli facciali che stanno a sinistra e quelli che stanno a destra hanno origini embriogenetiche diverse, cioè derivano, hanno più prossimità con, adesso non ricordo se le cellule dei polmoni in un caso e dello stomaco in un'altra, di quanta prossimità non abbiano tra di loro. Questa è una cosa che mi ha colpito, perché si pensa alla faccia come simmetrica, invece ci si ricorda spesso che questa simmetria, come dire, cambia ed è importante, vedremo nella grammatica facciale. C'è anche una simmetria, tra l'altro, sia funzionale che di innervazione, no, scusatemi, la simmetria della parte inferiore della faccia è superiore alla simmetria della parte superiore della faccia. Cioè, noi abbiamo una parte inferiore della faccia, quindi in particolare questa parte qui, che è la massimamente asimmetrica. Quindi la parte sinistra della bocca è la parte più soggetta al controllo volontario, se vogliamo semplificare al massimo. Va bene.
Anche qui andiamo veloce, ma mi sembrava interessante un piccolo snapshot di prospettive recenti sulle espressioni facciali di alcuni dei nostri parenti biologici più prossimi, cioè le scimmie, in particolare in queste due ricercatrici, si occupano dei macachi rhesus, che costituiscono circa la metà delle scimmie utilizzate nelle ricerche scientifiche, si sono separati da noi 25 milioni fa. È interessante anche qui, Lisa Bliss Moreau è una sodale di Lisa Feldman Barrett nel campo dei costruzionisti, quindi molto scettica all'impero delle emozioni di base, e suggerisce prudentemente di non parlare di espressioni facciali, ma di comportamenti facciali, che è un termine non committal. Ci si impegna di meno a caricarle di un significato. Sostanzialmente, siamo simili ai macachi, molto, anzi, io avverto un certo sentimento uncanny quando vedo i macachi, tranne vicino alle orecchie, che però non sono reclutate molto nelle espressioni facciali, e diciamo che le tipi di facce che fanno le scimmie sono soprattutto quattro, che sono la faccia di minaccia, che varia un po' tra specie e specie di macache, che è una faccia con gli occhi molto aperti, un grosso focus attenzionale. Poi c'è una faccia che si chiama Silent Bared Teeth, quindi silenziosamente snudamento dei denti, ok? Dove vengono, come dire, ritirati i muscoli delle labbra. Adesso non riesco a fare la faccia del macaco, forse sì, ma voglio saperlo. E ogni tanto viene chiamato fear grin, quindi grugno di paura, ma loro dicono calma, perché come vedremo sarà usato in contesti diversi della paura. E a volte, in una minoranza dei casi, è accompagnato da un rumore di denti che sbattono, una vocalizzazione. In quel caso si parla solo di bared teeth, ed è l'espressione forse più studiata tra macachi. Poi abbiamo lip smack, E poi c'è la relaxed open mouth, che è simile a il Silent Bared Teeth, ma no, scusatemi, simile al Threat, ma perché loro hanno la bocca aperta anche in questo caso, come in Threat, però sembrano più rilassati e gli occhi sono più mobili. E c'è meno tensione muscolare, diciamo, faccia. Soprattutto viene differenziata più che per le caratteristiche anatomiche coinvolte, per le caratteristiche sociali, cioè questa faccia qui viene vista spesso in contesti affiliativi. Questa faccia qui, la Threat, in contesti di pericolo. Ora, loro sono, come gli autori di prima, invitano a non prendere subito una faccia che nell'uomo ci sembrerebbe di paura per un significato di paura. Loro dicono: agli animali non possiamo chiedere, come facciamo agli uomini, di compilare un questionario forced choice, e comunque anche negli umani è tutto fuorché chiaro. Il contesto di queste conta insieme all'anatomia, come vi ho appena detto, per determinare queste quattro facce. Nel complesso, ci sono delle funzioni sociali, ma è imprudente parlare di uno stato emotivo, o pensare che ogni espressione si associa soltanto a uno stato emotivo. C'è una correlazione che per ora è più lasca, almeno non abbiamo capito bene come funziona, ma loro esprimono insomma un po' di scetticismo. Una cosa interessante è che per i macachi rispetto agli umani la faccia è meno saliente, cioè loro quando guardano, adesso questo forse l'ho letto da un altro studio sempre di questo gruppo qui, ma loro sembrano non avere l'attenzione caratteristica che abbiamo noi esseri umani. Quando incontriamo un nostro simile, tendiamo a guardarlo in viso. Loro invece guardano forse di più addirittura il corpo. Poi, questo è un altro capitolo che si specula su
parte da Darwin e si chiede, va bene, ok, Darwin ci insegnava che c'erano delle espressioni, anzi in realtà non statiche, ma delle dinamiche facciali. Perché se quelle sono vestigia di un qualche movimento funzionale, con una funzione egocentrica, che poi diventa allocentrica solo in un secondo momento, perché l'evoluzione trova utile darci degli strumenti di comunicazione, ma perché proprio quelle funzioni egocentriche? Perché la paura ci fa aprire gli occhi e la bocca, mentre il disgusto ci fa chiudere gli occhi, il naso e la bocca arricciare? Beh, dicono loro, come ho scritto sull'articolo della mascherina, da un certo punto, perché le loro esigenze rispetto all'intake sensoriale, dicono, è un po' inverso. Se abbiamo paura o se siamo sorpresi, dobbiamo aprire e massimizzare la quantità di dati sensoriali dell'ambiente. Sentiamo un rumore pericoloso, stiamo in allerta, guardiamo tutto quanto. Se siamo disgustati, cazzo, ci può essere una sostanza nociva, un odore, il Covid. Chiudiamo il tutto possibile. Questo si sapeva, come dire, si sapeva già, era un'ipotesi di Darwin, l'apporto di questi ricercatori che loro provano è semplicemente quello di provarlo, di quantificare bene questa cosa, misurando con strumenti anche informatici, come qui intuirete, delle le relazioni di cose specifiche, per esempio misurano la cavità nasale, come quanto è capiente durante le espressioni di disgusto, eccetera. Una cosa che mi interessava è che in quel periodo stavo anche leggiucchiando un articolo di Massimo, quello su Mona Lisa, e mi sembra che Massimo qui ci abbia beccato più di loro, perché loro dicono, ragazzi, fanno un po' di retorica sulla base della muscolatura fax, la quantità di espressioni facciali che possono esserci se mettiamo tutte le action unit muscolari della faccia e prendiamo il movimento di una insieme a un'altra, la possibilità combinatoriale, se ognuna viene concepita come uno stato sì o no, è di 3,7 per 10 alla 16, insomma, molto di più degli abitanti della Terra. C'è un però che andrebbe aggiunto, che loro si dimenticano di fare, ma che noi dobbiamo ricordarci, è che non è vero che possiamo muovere i muscoli indipendentemente. Massimo, in quell'articolo diceva: provate a sorridere senza muovere nessun altro muscolo della faccia o a muovere gli occhi, non mi ricordo. Comunque ci ricordava che i nostri muscoli della faccia sono tutti un pochino collegati. Se tu tiri da una parte è difficile che il resto del volto rimanga davvero scorporato, perché non siamo pixellosi, siamo fatti di carne, la carne tira. Questo è un dato che vorrei lasciare nell'aereo. Va bene, niente, su questo capitolo non andiamo avanti. Salterei anche questo capitolo molto interessante, che studia altri comportamenti facciali emotivi contagiosi. Robert Provin è un altro ricercatore molto importante, che polemizza soprattutto con l'idea dei filosofi che quello che facciamo tende ad essere volontario. Lui dice: la maggior parte delle cose che facciamo sono molto più involontarie di quanto non possiamo, ma io misuro quanto siano volontarie e quanto involontarie. Di nuovo, penso che Gabriele, ma non solo, piacerà questa metafora, con una keyboard. Io mostro come certi comportamenti, come il pianto: se tu dici a una persona ti do 10 secondi, piangi, nessuno, e ce lo insegnano le scene di Boris con Stanislas La Rochelle, quasi nessuno riuscirà entro quei 10 secondi a piangere. Col singhiozzo va un po' meglio, col blink, cioè lo sbattimento di palpebre, ancora meglio. Lui farà uno studio abbastanza accurato su vari comportamenti contagiosi, su sbadiglio, risata, vocalizzazione di pianto, eccetera. Io sono stato troppo prolisso per parlarne, e forse vale la pena approfondire solo se a qualcuno interessa, così come non vorrei parlare di human crying, perché questo capitolo è particolarmente bruttino e fatto male. Ma si chiede, l'unica cosa interessante che si chiede è perché gli esseri umani sembrano l'unica specie ad avere una lacrimazione emotiva associata al pianto. Le risposte che danno non sono particolarmente convincenti, ma la domanda su cui lavorano lo è. Di nuovo, non voglio parlarvi neanche di neuroscienze, di facce, vi segnalo soltanto che c'è un lavoro interessante di questo laboratorio su come certe facce, per esempio quelle che Ekman chiamerebbe di sorpresa, vengono interpretate talvolta come positive, talvolta come negative, ma sono poi indizi contestuali a farcele connotare.
L'ultima cosa che ci tenevo a dire, anzi, le ultime due cose, ma sempre così a volo d'uccello, poi se serve zoomiamo magari anche in privato con chi interessa, sono le facce nei bambini e nei neonati e i dialetti. Queste ricercatrici sono abbastanza, Cambras in particolare è particolarmente famosa perché lei parte fidandosi abbastanza della teoria delle emozioni di base, o anzi in realtà della teoria sorella delle emozioni di base, della sorella minore sfortunata, la teoria delle Differentiated Theory of Emotion di Carol Izard, che però non è Carola, ma è Carolo. Io l'ho scoperto con grande rammarico, era anche lui uno psicologo maschio. Siccome Ekman non si pronuncia mai sullo sviluppo delle emozioni, lo fa invece Izard. Izard dice sostanzialmente: i bambini, quando nascono, devono ancora finire di assestarsi la faccia, ma bene o male hanno delle espressioni che tenderanno a diventare quelle che dico io, che sono più o meno quelle di Ekman. Però, come. Mentre lui diceva queste cose negli anni Ottanta, un po' di studi già testimoniavano come nei neonati ci sono espressioni di disagio diverse per cause diverse da quelle degli adulti, che in sostanza questo gruppo svolgerà una serie di studi per dirci che i bambini hanno una grammatica di emozioni facciali diversa da quella degli adulti, soprattutto i neonati. Lei ha fatto questi studi molto interessanti, peraltro sulla sua stessa figlia nel 92, la riprendeva, notava che facce faceva, notava che i bambini slittavano molto velocemente da una faccia all'altra. Una delle cose più interessanti che vi volevo mostrare è che per ottenere delle facce reali di paura, lei ha utilizzato, dice, io non mi accontento delle facce posate, voglio vedere una vera paura, cosa faccio? Mi guardo i video di reazione a questo video qui. Ora io vi ho dato un avviso. Questo probabilmente lo conoscete, questo video dove a un certo punto il bambino sta tutto concentrato su questo labirinto e poi tam, appare la faccia. Di questo mostro del film L'Esorcista. C'è una compilation di video divertenti, se siamo posati su YouTube, di bambini effettivamente spaventati. Loro sono avvalsi di questi video su YouTube, non sto scherzando, per studiare i correlati della paura spontanea. Perché? Perché quasi mai la paura di Ekman e Izard, prototipica, si riusciva a produrre in laboratorio. Quindi sono ricorsi a queste strategie per licitarla, chiaramente il laboratorio, nessun comitato etico, Massimo, sapete come bisogna litigare con i comitati etici, figurati se ti approvano di spaventare dei bambini. Niente, andando all'uccello, il take home message qui è le facce, se loro non sono neanche così ribelli, sono dei riformisti al limite, dicono, ma beh, più o meno potrebbe anche essere vero quello che dice Ekman in una versione magari un po' più sfumata, però non appare subito alla nascita, ma è effetto di un'emergenza un pezzo per pezzo. E poi Sherry Widen, che ha lavorato, studiato con Russell, avrà una teoria precisa su come i bambini all'inizio partono da un'altra grande categorizzazione: facce prese bene e prese male. Oltre alla classificazione categorica delle emozioni, l'altra classificazione più famosa è quella di cui Russell e Feldman Barrett sono campioni, che è la differenziazione generalista tra valenza emotiva e arousal. Valenza è presa bene e presa male, e l'arousal è il grado di attivazione, da sonnacchioso o addormentato a iperattivo. I bambini riconoscono nelle facce la valenza, valenza positiva da una parte, valenza negativa dall'altra, e dopo, solo dopo, quindi probabilmente per via di mediazioni anche apprese, cognitive, culturali, imparano a categorizzare delle facce prese male di un certo tipo che sono arrabbiate, delle facce prese male di un altro tipo che sono disgustate o eccetera. L'ultima cosa interessante e simpatica, ma l'accenno soltanto perché mi sta venendo mal di testa a forza di sentire la mia stessa voce, chissà voi poveretti, i dialetti emotivi.
Hilary Enger Elfenbein dice: io nel 2002 volevo fare uno studio sistematico su tutti gli studi di espressione delle emozioni, che in quel caso erano ogni tanto musica, parole, ma per lo più facce. Ho visto che ci sono sì delle capacità universali di riconoscere le emozioni, un po' di più che il caso. Diciamo che se do a una persona di un'altra cultura da indovinare sei facce, me ne indovina quattro, che sono comunque di più che tirare a caso, ma se le do a una persona della mia cultura, dicono sono 5 su 6. E c'era questo vantaggio delle persone della stessa cultura, anche controllando per persone che avessero uno stesso diverso linguaggio nativo o che avessero uno stesso diverso etnicità. Dicevano, non importa l'etnicità, non importa la lingua. Se tu appartieni a una stessa cultura, stesso gruppo culturale, hai dei vantaggi a decodificare le facce di gruppi culturali, dei membri del tuo gruppo culturale. E questo può dipendere, lei prende sul serio l'analogia con i dialetti, può dipendere da stili dialettali di espressione facciale, cioè da delle variazioni idiosincratiche che certe culture hanno, soprattutto nel lato sinistro della faccia, che è quello che abbiamo visto più soggetto al controllo volontario, più permeabile. E anche di stili dialettali di riconoscimento, di interpretazione delle emozioni facciali che vediamo. Questi dialetti sono accenti quando riesce comunque la decodifica, diventano dialetti in senso proprio, questi stili apportano degli accenti in alcuni casi, quando questi accenti non verbali, cioè differenze nelle espressioni, vengono interpretate in modo forte, diventano dialetti. I dialetti si danno sostanzialmente quando c'è un fallimento nella comunicazione. Non voglio entrare qui nel dettaglio, ho preparato questa cosa per mostrarvi come la parte sinistra sia appunto, loro hanno preso una foto, qui ho preso la mia foto, l'ho divisa in due. Se tu prendi la parte sinistra della mia faccia in quella foto e la riduplichi, mentre se invece prendi la parte destra e la riduplichi, intanto sembrano mostruose perché sembrano delle persone diverse, però questa parte qui a sinistra è la parte che è più idiosincratica, perché ovviamente è la parte più mobile, più permeabile al controllo volontario. Basta le beghe tra scienziati, le vediamo in un altro momento. Interessante per uno spunto di discussione che loro dicono: beh, tipicamente questo Bühler che non conoscevo assegnava tre facce alle espressioni. Facciali, diceva la prima è push, cioè io spiccio, cioè il mio stato mentale che spinge per uscire, ed è quella che si studia di solito. La seconda è pull, cioè io cerco di ottenere da voi degli effetti, tipo voi mi guardate con questi occhi come dire: Marco, ti prego, basta. Se io potessi vedervi, capirei che devo smettere. E la terza può essere di signal, cioè le facce possono avere un vero e proprio significato con una semantica, cioè essere forme di parole. E lei dice, questa ricercatrice dice, sarebbe interessante studiare queste due ultime parti che sono spesso neglette perché mi aspetto che la maggiore permeabilità culturale si trovi qui.